Presidente, buongiorno. Buongiorno. Lei ha detto che non avrebbe mai trattato con gli ultras. No, io non avrei trattato in campo, non sarei andato in campo a trattare con gli ultras. Privatamente sì, se venivano alla sede del Calcio Napoli, il Napoli li riceveva, perché no? Allora, c'è sempre stata la trattativa, cioè il rapporto tra le società e gli ultras, anche sui tempi. Ma gli ultras non vuol dire, non è che gli ultras sono cattivi, non è detto, non so chi l'ha detto. Questo lo dicono gli antinapoletani. Gli antinapoletani, ma no, gli ultras sono in tutte le parti, gli ultras napoletani non sono cattivi, per quale ragione? Bisogna considerare che sono degli sportivi e basta, insomma. Presidente, ma la si sente un'aria antinapoletana ultimamente? Ma c'è sempre stata un'aria, ma più che antinapoletana, ci sta un po' di invidia, perché noi napoletani siamo un po' superiori, abbiamo un passo in più e quindi ci invidiano per questo fatto. Grazie mille. Te. Presidente, io sul Napoli quest'anno da tifoso devo dire che ha vinto una Coppa Italia, ha cambiato molto, e ha cercato di avere un'esperienza oltre che del campionato italiano anche dei campionati internazionali. Penso che il Napoli è pronto per fare un ottimo campionato l'anno prossimo e soprattutto per fare un'ottima Coppa dei Campioni. È pronto per lo scudetto, lei sta accadendo ultimamente per la rampa di... per quello che sta accadendo ultimamente nel mondo del calcio. No, io mi sono chiamato fuori da questa situazione perché è un corridoio infinito. Allora chi è all'altezza della situazione può parlare, anche perché sento della gente che non c'entra niente, non capisce niente, e parlare di un fatto così grave secondo me è inutile. Io preferisco parlare di calcio, quello pochino che capisco. E l'unica cosa che io ho da dire è una cosa personale, però la dico. Io sto pregando per questo ragazzo da quando è successo questo fatto. Ogni volta che vado a letto prego per lui. Ma sente una sorta di negatività del resto dell'Italia verso Napoli? Ma io non cadrei in questo vittimismo qua, ci vogliono delle reazioni potenti, gente non lo so, del governo, una situazione politica che devono finire con questa situazione, anche perché Napoli è una città importante nel mondo, ma non solo in Italia. Abbiamo sentito delle parole bellissime in difesa di Napoli e della napoletanità, forse l'unica voce solista fuori dal coro per rispetto anche ai colleghi delle altre regioni. Che c'è? Che sta succedendo contro Napoli? Io penso che la mia voce sia fuori dal coro, ma soltanto perché i giornalisti sono tenuti, ed è giusto così, ad un'obiettività e una serenità di giudizio che io in quanto tifoso posso non avere. Napoli è segno di un attacco. Se giocano due squadre come Inter e Milan e durante Inter Milan ci sono cori contro Napoli, il problema c'è ed è sociale. Io credo che gli uomini di cultura debbano levare la propria voce molto fortemente contro questo atteggiamento. E nel mio piccolo io cerco di fare la mia parte. Mi auguro che cominci un po' da tutte le parti a levarsi un coro contrario. Napoli è un valore e una ricchezza per questo paese. Questo paese non può permettersi di voltare le spalle alla nostra città. Allora, due parole su questa splendida manifestazione. Sì, il Lussi ha voluto rendere omaggio al Circolo Canottieri Napoli che compie quest'anno 100 anni di vita, e quindi il Lussi regionale della Campania ha pensato di far venire a Napoli il Consiglio nazionale del Lussi stesso. E poi abbiamo inventato, diciamo, questa manifestazione nella quale il mondo del calcio di Napoli, quindi il calcio di oggi e il calcio dei tempi passati, si riunissero e tutti insieme, giornalisti, sportivi e calcio di Napoli, del Napoli di ieri e di oggi, rendessero omaggio alla Canottieri Napoli, che è una realtà importante, una realtà di riferimento per la città, per la Campania e per tutta l'Italia d'altro canto. E quindi siamo contenti di questa manifestazione e speriamo che possa essere soltanto l'inizio, perché bisogna promuovere sempre di più le società e le realtà come quella di questo sodalizio giallo-rosso che difendono l'onore di Napoli e di tutta l'Italia.
Vi dicevo, posso una domanda? Buongiorno. Ti devo chiedere una cosa. Volevo sapere la sua opinione in merito al clima che si sta creando intorno al calcio dopo la finale di Coppa Italia. Ma il clima che bisogna guardare in avanti, vedere e portare avanti le cose belle e cercare di chiudere con molto buona sabedoria, tranquillità le cose brutte, perché il calcio è bello e bisogna in tutti i sensi andare avanti, perché è un momentino, principalmente alla domenica, quei momenti di divertimento, che la gente può avere quel momentino lì di soddisfazione, di tranquillità e di allegria. Grazie mille, grazie.